Ciao, sono Violetta Rox. Forse vi ricorderete di me per Cucine da Incubo Biscotteria. Non so, mi sento una cifra. Che cosa vogliono le donne? Tu non hai capito perché io mi sono spiegata male. O forse non lo so, magari sei tu che c'hai un ritardo congenito. Può darsi pure quello. E estrazione giveaway. Cioè, voglio dire, quelli erano scontati, no? Avete capito subito il fascino. Ma quest'oggi sono qui per parlarvi di cinema in un nuovo video. Che film mi consigli? È una splendida idea! Semplice rubrica periodica senza alcuna pretesa professionale, in cui ci scambiamo gusti e consigli sui film che ci sono piaciuti, su quelli che non ci sono piaciuti, perché, per come, eccetera, eccetera. Ok. Qualche settimana fa abbiamo parlato dei thriller. No, Johnny, ma che ladri! È stata Equitalia! Ghiaccio. Voglio assolutamente ringraziare la grandissima quantità di commenti che avete lasciato e di proposte cinematografiche che mi avete fatto. Io mi sono annotata tutto e mi sto piano piano guardando tutti i film che mi avete suggerito e probabilmente ne parlerò in futuro. In realtà la maggior parte di voi mi aveva chiesto di parlare degli horror. Intanto non sono un bello spettacolo e mi fanno anche un po' schifo. Ma c'è stata anche una buona parte che invece ha proposto la commedia. Perciò oggi, per staccare dal thriller che abbiamo affrontato nelle scorse settimane, accontentiamo chi c'ha voglia di farsi due risate. Ma tornerò a bomba con gli horror nelle prossime settimane. Sì? Lo giuro. Sì? A bomba. Eccitante. Il crimine è in agguato. Cosa? Il dovere mi chiama. Piantala. Non so secondo voi, ma secondo me la commedia è un genere che difficilmente accontenta tutti. Forse è quello che più difficilmente riesce in questa impresa. Davvero? Sì, perché ognuno di noi ha una propria idea di quello che è la comicità. Ognuno di noi trova esilarante magari qualcosa che per esempio a qualcun altro non fa per niente ridere, e viceversa. Far ridere non è affatto facile, e infatti la commedia è uno di quei generi di film che ha una marea di sottogeneri. C'è chi ama la commedia trash, dove si ride per piscia cacca, sì! Ha detto piscia! Ammazza che gran pezzo di foca! È un cinepanettone, è una roba seria. Oppure chi ama la commedia grottesca. O ancora la commedia degli equivoci. Ma tu non eri una donna? O ancora la commedia nonsense. Se mio nonno c'aveva tre palle era un flipper. Perdonami. E ancora la commedia cult. Doc, dobbiamo portarla a 88 miglia all'ora. Quest'oggi, sempre per evitare le 6 ore ininterrotte di video, ci occuperemo solo di 3 dei sottogeneri comici elencati. E sparo sti 3 titoloni così mi dite se vi piacciono. E iniziamo da un grande classico, la commedia degli equivoci. Mi piace. Nella commedia degli equivoci regna sovrano il caos. Fraintendimenti e scambio di sesso o di persona sono il pepe che te pepa tutto. Una tra le mie commedie degli equivoci preferiti è Piume di Struzzo. Film del 1996, diretto dal regista statunitense Mike Nichols, che ha diretto anche la celebre pellicola Il Laureato con un giovanissimo Dustin Hoffman, con l'intrigante e controverso Closer con Natalie Portman, Julia Roberts, Jude Law e Clive Owen. Tratto dall'opera teatrale La Cage aux Folles, si dirà così? Ma che ne so, qualcuno sa il francese? Dai, di Jean Poiret. A me coglioni. E remake di Il Vizietto con il nostro Tognazzi Senior. Ma passiamo alla trama. Ormond e Albert, rispettivamente i favolosi Robin Williams e Nathan Lane, sono una coppia omosessuale che da 20 anni gestisce un locale in Florida. The Bird Cage, la gabbia degli uccelli. Gran bel nome! Albert è anche la stella del locale, conosciuto al pubblico come Starina. Una sera però irrompe nella loro casa Val, frutto dell'unica relazione eterosessuale di Ormond. Il ragazzo informa il padre del suo imminente matrimonio con una ragazza di nome Barbara. Ma la ragazza è figlia di un importante senatore repubblicano, uomo dunque dall'animo bigotto e conservatore. Così Barbara che fa per ottenere l'approvazione dei genitori? Racconta che il padre del suo fidanzato è uno stimato diplomatico che lavora in Grecia. Ed è qui che arriva il disastro. La classica cena per far conoscere le due famiglie. E credetemi che se ne vedono delle belle. Una commedia esilarante, ricca, ma veramente ricca di equivoci, situazioni imbarazzanti e agghiaccianti. In ogni caso, io l'ho adorato, l'ho trovato veramente, veramente molto divertente. E Nathan Lane è qualcosa di spettacolare. Nathan Lane è un celebre e bravissimo attore di teatro e di musical in America. Ha anche recitato una magnifica versione teatrale a Broadway della famiglia Adams nel ruolo di Gomez. Vabbè, di Robin Williams ne dobbiamo davvero parlare? Personalmente io lo amo da quando da ragazzina vedevo Mrs. Doubtfire a rotella nel VHS. E se non l'avete visto, vedetelo, perché non vedere Mrs. Doubtfire
Stopfire è come non aver avuto un'infanzia. Tirando le somme, questo film vi piacerà se amate divertirvi con gli equivoci, se amate Natalie Lane o Robbie Williams, se non siete bigotti brontoloni che si prendono troppo sul serio e se amate le drag queen. Siamo a tutt'altro tipo di commedia, altro genere che trovo terribilmente esilarante, la commedia nonsense. Nella commedia nonsense accadono degli eventi così ridicoli da perdere completamente di realismo e quindi diventare senza senso. Il nonsense mi fa estremamente ridere perché paradossalmente mi ricorda la vita reale. Quante volte ci succedono cose che se le raccontiamo la gente non ci crede perché non si sono mai viste nemmeno in una versione cinematografica di chissà quale film. La commedia nonsense è un modo di sdrammatizzare il senso nonsense della vita. Se questo concetto è nelle vostre corde, allora amerete sicuramente Guida Galattica per autostoppisti. Film del 2005 diretto dal regista inglese Garth Jennings. Garth Jennings è un giovane regista di videoclip con solamente 3 film all'attivo, ma con alle spalle la direzione di videoclip molto molto celebri come Coffee and TV dei Blur, Imitation of Life degli R.E.M. e Right Here Right Now di Fatboy Slim. Guida Galattica è ispirato alla celebre serie Guida Galattica per autostoppisti, ideato per la radio della BBC dallo scrittore britannico Douglas Adams e poi trasposta dallo scrittore stesso in una serie di romanzi che egli stesso definì una trilogia in 5 parti. Per dire, no? Er nonsense. Trama! Arthur Dent, un esilarante e talentuoso Martin Freeman, che chi ha visto Lo Hobbit ricorderà sicuramente, scopre che alcune ruspe stanno per demolirgli la casa per fare spazio a una nuova superstrada. Arriva dunque il suo vecchio amico Ford Prefect. Ford gli rivela di essere un alieno proveniente da un pianeta vicino a Betelgeuse e lo avverte che entro 12 minuti la Terra verrà distrutta. Ford porterà in salvo Arthur facendo l'autostop con le navi aliene. Ed è proprio qui che inizia il viaggio assurdamente pazzesco per Arthur, dove imparerà parole e incontrerà personaggi neanche lontanamente immaginati prima. Chicca del film sono Sam Rockwell, nel ruolo di Zephod, attuale presidente della galassia, con un cervello, letteralmente da film, che funziona a limoni! La dolcissima protagonista dagli enormi occhioni blu di 500 giorni insieme e Yes Man, Zooey Deschanel. E ancora Marv, un povero robot depresso che dice cose da lacrime. Dalle risate. Androide doppiato in originale da niente popò de meno che Alan Rickman. Chi è Alan Rickman, me stai a chiedere te? Ma Severus Piton! Film di follia assoluta, lo so, ma non completamente senza senso. Anzi, sarà proprio il senso della vita che proverà a dare. 42, 42. Chi l'ha visto sa di che parlo. Chi non l'ha visto, vedetelo, lo dovrete. Chiudiamo con la commedia cult. Potrei citare Frankenstein Junior o magari Tremors o magari anche Jumanji, ma no. Anche se amo questi 3 film, solo una commedia cult avrà il mio cuore per sempre. Tenetevi forte, signore e signori, perché sto parlando della trilogia di Ritorno al Futuro. E sfido chi non la conosce. Amore, amore, amore incondizionato per una serie che a mio giudizio è un capolavoro. Tanto che non ho resistito a comprare il prezioso cofanetto. Oh mio Dio, è mio! Smettila, mi deprimi. Classe 1985, diretto dal magnifico Robert Zemeckis, di cui ricordiamo anche chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump e La morte di Fabella. Ritorno al futuro è considerato un'icona del cinema degli anni 80 e ha riscosso un enorme successo a livello internazionale. La pellicola ha anche ricevuto il premio Oscar a miglior montaggio sonoro. Nel 2007 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Trama! 25 ottobre 1985, Shell Valley, California. Marty McFly è un 17enne studente di liceo, poco disciplinato, spesso ritardatario, fidanzato con Jennifer Parker, una sua coetanea compagna di scuola. Perché non ero io Jennifer Parker? Sogna di diventare una rock star, infatti suona la chitarra in una rock band, anche se non ha molta fortuna in famiglia. Suo padre, George McFly, è da sempre succube del bullo Biff Tannen. Ora suo capo ufficio e il ragazzo non si dà pace della triste esistenza dei suoi genitori. Il migliore amico di Martin è un anziano bislacco inventore di nome Emmett Doc Brown. Proprio quest'ultimo chiama il ragazzo, dicendogli di raggiungerlo quella notte, in un parcheggio per filmare un misterioso esperimento. Una volta al suo posto, Marty scopre che lo scienziato ha costruito una macchina del tempo con una DeLorean. Per una concatenazione di eventi assurdi, Marty attiva l'apparecchio, ritrovandosi catapultato indietro nel tempo, il 5 novembre 1955. Ed è qui che inizia la sua interminabile e avvincente avventura, che cambierà
il suo destino, quello della sua famiglia e quello del mondo. Marty McFly è l'eterno ragazzino Michael J. Fox. Va bene, mai stato un grande attore, ma sicuramente divertentissimo e molto molto carino. Christopher Lloyd invece è il mitico Doc Brown. E chi altri se non lui, un attore caratterista dall'aspetto insolito, con l'inimitabile sguardo da pazzo. Tanto che Zemeckis lo ha voluto anche infiancheggiato Roger Rabbit per fare il perfido giudice Morton, che uccide i cartoni animati nella sala moia. Ritorno al futuro è un film unico, epico, che certamente vi conquisterà se non l'ha già fatto. Se non l'avete visto dovete assolutamente rinunciarlo. Se non l'avete visto dovete assolutamente recuperare, perché non si può rinunciare a conoscere un simile pezzo di storia del cinema. Lunghissimo questo video. Bene, anche oggi finiamo. Aspetto di leggere i vostri commenti, le vostre opinioni e di conoscere le vostre commedie preferite. E cosa vorreste vedere nel prossimo? Che film ci consigli? Scommetto gli horror. Grazie per aver visto questo video. Vi auguro una buonissima settimana.